Una buona serata, ben ritrovati da Speciale News Web 24. Incontro in proficuo tra il presidente del Consiglio Conte e quello della Conferenza Episcopale Italiana, Bassetti. Un colloquio cordiale secondo cui sono stati trattati diversi temi di carattere sociale e, tra l'altro, si è parlato di politiche di sostegno alle fasce più deboli, come le famiglie numerose in difficoltà a causa della crisi e della mancanza di lavoro. Rispondendo alle domande dei cronisti, poi Conte ha detto che la Chiesa è un pilastro della nostra tradizione culturale e sociale, anche per quanto riguarda l'area del terzo settore. Si è parlato anche di un Family Act che, per come interpreto io, è il tentativo di ordinare anche tutte le agevolazioni un po' sparse che ci sono per le famiglie, e cercare quindi di riprogrammare in modo più organico e sistematico un sostegno effettivo. Una scossa di terremoto del terzo grado della scala Mercalli è stata registrata all'ora di pranzo a pochi chilometri da Chioggia. Siamo in Veneto. Il sisma a una profondità di 8 chilometri è stato sentito in un'area piuttosto vasta. Paura per i turisti a Venezia, ma per fortuna non sono stati registrati danni, accuse o persone. Occupiamoci adesso dell'autonomia, un aspetto ed argomento che si è parlato di questi giorni anche a livello regionale, con il Veneto che cerca di avere un'autonomia vera e propria. Di questo se ne parlerà a Cerignano e Foggiano in un convegno che è stato organizzato dal locale Rotary Club. Parteciperanno l'ex presidente regionale pugliese Raffaele Fitto, attualmente europarlamentare, e Paolo Agostinacchio, ex sindaco di Foggia. Torniamo adesso alla cronaca. Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in Capitanata cresce in maniera esponenziale e in agro di Ordona sono stati ritrovati delle situazioni di rifiuto possente e tra l'altro il fenomeno sta prendendo largamente piede. Non sono mancate segnalazioni ai cittadini effettuate anche attraverso la diffusione di social delle fotografie riguardanti il caso. In questa situazione a nulla servono gli interventi della Polizia Municipale nonostante le molteplici segnalazioni. Torniamo a parlare di benessere e coscienza con il metodo MH di Michel Hardy che è stato presentato ieri a Bovino. Nel corso della nostra edizione di Nuovo Giorno abbiamo sentito l'intervista di Saverio Serlenga con l'autore, appunto, nonché esponente numero uno dell'Accademia che porta il suo nome. In questa edizione ascoltiamo l'intervista con la referente della Puglia, Maria De Lucia. Ascoltiamola, quello che ha detto. Penso che io ho conosciuto Michelle tramite un video su YouTube e l'ho sentito subito molto interessante, quindi sono partita subito per un suo seminario e da lì è partito, diciamo, il percorso con lui. Io sono in Accademia, l'Accademia del SE di Michel Hardy e in più sono adesso da un anno referente per la Puglia dell'Accademia Light di Foggia. E quindi è partita questo percorso, questa scuola, di cui io sono più che entusiasta perché è un percorso, che ha dato molti benefici a me e quindi quello che ha portato benessere a me voglio divulgarlo e renderlo fruibile anche per gli altri. Quali sono i maggiori benefici che in pratica si ottengono, dopo una seduta con il professor Asdi? Allora, i seminari non sono proprio delle sedute, ci sono degli incontri individuali anche con Michelle. Questo sì, perché Michelle poi segue personalmente, diciamo, gli iscritti alla sua accademia. I benefici sono l'incontro con te stesso, perché è l'incontro più meraviglioso, come vogliamo dire, più fantastico, diciamo, sorprendente, perché noi cioè, ci conosciamo attraverso quello che gli altri ci dicono di noi e quindi ci convinciamo di essere quello. Attraverso questi percorsi invece cominci a esplorarti e a conoscerti per quello che sei, non per quello che credi di essere. Ed
In chiusura ci occupiamo del calcio, la pagina sportiva, il campionato di Serie B riparte con la nona giornata del girone di andata che prevede questa sera l'anticipo della sera alle 21 al De Luca tra Ascoli e Virtus Entella. Domani pomeriggio gran parte del programma con le partite tutte in contemporanea alle 15, Cosenza-Chievo, Trapani-Empoli, Salernitana-Perugia, Pescara-Benevento, Spezia-Juve-Stabia, Pordenone-Cittadella e Crotone-Venezia insieme al Livorno-Pisa in programma alle 18. Il tutto poi si concluderà domenica 27 con la sfida tra Cremonese e Frosinone. È tutto per l'edizione di prima serata di Speciale News Web 24, grazie per essere stati con noi, prossimo appuntamento con la nostra informazione domani mattina con Weekend sabato alle 8.45. Buon proseguimento di serata e buon fine settimana.